Non ce l'hanno fatta i carabinieri di Ravenna, gli agenti della squadra mobile di Forlì e due psicologi dell'azienda sanitaria locale a convincere Gaetano Delle Foglie ad arrendersi. Al termine di una trattativa estenuante ha rivolto l'arma contro di sé e si è sparato al cuore. Tragico epilogo di una giornata iniziata con altri due colpi, quelli che il 60enne originario di Bari ha indirizzato all'ex compagna, la 45enne Sabrina Blotti, freddata verso le 8.45 in via Mamele a Cesena, mentre saliva in auto. I due avevano avuto una relazione, la donna era ospite di un'amica, figlia di Delle Foglie, lui già con una denuncia per stalking ha aspettato che uscisse e al termine di una lite scaturita perché il 60enne non voleva che lei tornasse con il marito, dal quale aveva divorziato ad ottobre, le ha sparato. Sabrina Blotti è morta durante il trasporto in ospedale, aveva due figli di 14 e 7 anni. Dopo l'omicidio Gaetano Delle Foglie è scappato con l'auto verso Cervia e grazie al cellulare acceso le forze dell'ordine, seguendo il segnale, lo hanno individuato, ma a notarlo per primo è stato un tenente dell'arma che lo ha incrociato davanti al Duomo e lì l'uomo si è rifugiato, ancora con la pistola in mano. O mi uccidete voi o mi uccido io, ripeteva il 60enne agli agenti che cercavano di farlo ragionare. Lunghe ore di attesa, poi alle 18.40 l'ultimo colpo di pistola con il quale Gaetano Delle Foglie si è tolto la vita. Ad aiutare le indagini coordinate dalla questura di Forlì, forse alcuni foglietti ritrovati all'interno dell'auto che l'uomo aveva noleggiato la sera prima a Bari.